Eccolo, eccolo. Io sono barbuto, ma non ho la barba. Oggi l'abbiamo fatta al contrario. C'è un po' di casino qua perché sto preparando tutta la roba perché finalmente si può uscire dalle regioni. Lì c'è anche Pepito che si prepara per il suo primo viaggio. Troppo lo tolgo dalla gabbietta e lo metto nella cuccetta così sta a fianco a me mentre viaggiamo. E finalmente si può uscire dalle regioni, quindi sto andando a trovare dopo 5 mesi, credo, perché non vado dai miei da tipo gennaio e finalmente li rivedo, quindi oggi è un giorno davvero davvero speciale e sono cambiato un sacco di cose quando non sono più lì perché c'è stato il corona, c'è stata la quarantena, i miei hanno cambiato casa, sono cambiato un botto di robe e nulla, quindi oggi vi porto con me e ovviamente c'è tutta questa roba perché oltre ai vestiti e tutto mi sto portando anche la PlayStation, mi sto portando tutta la roba per vloggare, mi sto portando tutte le cose per fare le dirette su Twitch perché ovviamente anche se parto non vi posso lasciare senza perché ogni sera alle 21 faccio le dirette. Vi lascio il link in descrizione, il primo commento, mi raccomando, seguitemi. Ovviamente maglia petacolo. Tra poco mi metto anche la mascherina. Ovviamente sempre petacolo e anche quella vi lascio in descrizione, il primo commento. Pepito è pronto per il viaggio, pronto più o meno, un po' confuso perché lui di solito a quest'ora dorme, poverino. Ehi, Pepito. Eccolo qua, Pepito. Ciao, ciao bello. Si parte. Ok raga, dopo so quante ore di macchina sono arrivato. Adesso chiamo mia mamma e mia sorella. Mio papà a lavorare. Mamma mia, quanto tempo. Ciao! Quanto tempo, ragazzuoli? Qua, vieni qua. No, dai! Allora? Spillo! Ciao! Ciao! Sono più felice di vedere il riccio che me. Incredibile. Ciao, bello, non è che ci sei tu, eh. Non è che ci sei tu. Regalo di compleanno alla mamma in ritardo. Eccola lì. Cosa ci voleva? Questa qua è in anteprima, ancora non c'è. Nubia! Gira, gira. Bella! Bella, Eh sì, eh! eh sì, eh. Apri, apri. Questo chi è? Sei tu? Adesso sono io. Ciao, ciao! Barbuto, sempre Ma che piaciuto. cavolo! Dove lo mettiamo? Metti dove vuoi. Le fate non ce n'erano, non avevo preso l'ognome. Mascherine, Mascherine qua grazie. ne abbiamo. Queste ci volevano anche, queste servono, Mi raccomando, link in descrizione. eh. Io ho appena ripetito. Ma ce ne sono tutte e due, no, sono tre, ce ne sono tutte. Ora. Abbiamo un porta gioielli, visto che... Così mettiamo i gioiellini. I gioielli. Bello, grazie. Prego. Niente, sono arrivato a casa da un quarto d'ora, non fanno altro che insultarmi, mi dicono che sono ingrassato. Guarda qua che fisico. Guarda che sono ingrassato, ma guarda che sono ingrassato. Non sono ingrassato. O no? Mi devo riprendere. E mi sto riprendendo, guarda, col telefono. No, il telefono no, domani mattina sveglia A presto correre. e a correre. Non arriva. Ma chi è questa, nonna Maria? No, non abita più qui. Ciao nonna, allora? Ciao. Com'è, tutto bene? Bene, bene. Bel sorriso? Guarda, guarda il riso per cosa abbiamo, aspetta. Bel sorriso? È più sorridente. Più sorridente qua. Sorride o no? Non sta sorridendo. No, così no. Non sorridente. Coprigli la pancia. Oh, ma sì. Tanto qua. C'è da vedere lì. Ci facciamo compagnia. Guarda la mamma, aspetta, guarda cosa ti va. Ma sto facendo il video, Ma mi stai prendendo come in sta giro? facendo il video? Eh sì, sta andando! Allora, già che ci sono, faccio vedere un po' la casetta. Se vedete un po' di casino, non è perché i miei sono disordinati, ma per il semplice fatto che hanno appena cambiato casa e quindi ci sono un po' di scatole in giro, un po' di robe. Allora, vi faccio vedere la parte che diventa camera mia quando io vengo a trovarli. Allora, qua siamo al piano di sopra, qua c'è il bagnetto, anzi bagnone, bello grande, guarda qua, che boy. Questo sono proprio io. Poi c'è una bella docciona, bellissima, tutta mia. Allora, questo, tac, ta ta ta, ta ta.
ta 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 ta. Qua ovviamente ho già posizionato le mie felpe, petacolo ovviamente, le più belle felpe che ci siano al mondo. Qua ci dormo io. Qua ovviamente ho posizionato la mia PlayStation con tutta la roba per fare le dirette, perché ovviamente starò qua un po', una o due settimane, e non posso lasciarvi senza dirette su Twitch. Sono armato di luci qua. Sono arrivato io qua, ho iniziato già a fare un bel po' di casino. Qua c'è un'altra finestra, qua c'è un balconcino. Vedete qua, un po' tutto nuovo. C'è ancora lo scotch, qua c'è un balconcino, anzi un balconone. Molto bello, con una bella vista di montagna qua. Qua ho posizionato già la mia vestaglia, Sir Barbuto. Adesso vi porto di sotto, e di sotto è ancora più bello, per questo ve l'ho tenuto dopo. Qua si fanno le scale, facciamo le scale. Allora, questa è la parte di sotto. Aspettate un attimo che accendo le luci. Dice Spillo, ehi là. Ciao Spillo. Ciao, ciao bello. Questa è tutta la parte di sotto. Guardate che bella, che bel muro. Lì c'è la Madonna, una luce. Lì ci sono le foto dei miei. Qua c'è il mio PC, mi sto impossessando piano piano già di tutta la casa. Qua ovviamente c'è la mascherina Petacolo. C'è Petacolo ovunque. Qua ho appena posizionato il riccio Pepito, che ora sta dormendo. E Spillo ancora, che lì non si è reso conto che qua dentro c'è un riccio. Si è reso conto che c'è qualcuno, ma non ha ancora capito che è un riccio. Quindi se volete, se vi può far piacere, se vi può interessare, se vi può far emozionare, il prossimo video potrebbe essere il primo incontro tra il riccio Pepito e il mio cane. Fatemi sapere. Poi vabbè, c'è la cucina, ta ta ta, la macchina del caffè. Qua ci sono dei led fighissimi. E lì sopra è una delle parti che mi piace di più, perché c'è praticamente la finestra. E uno dice, oh, ma è così in alto, come fai ad aprire e chiudere? Ovviamente è automatica. Quando piove addirittura si chiude da sola. Incredibile, non lo sapevo, cioè, mai vista una roba del genere. Poi, non so dove è la luce, non so dove è la luce. Devo ancora fare pratica. Ma dov'è la luce del bagno? Ragazzi, eccola qua. No, sbagliato. Ok, qua c'è un altro bagno con uno specchio ancora più grosso. Incredibile. Lì c'è un asciugamano perché mi sono appena docciato. Qua c'è una doccia che è gigantesca, non riesco neanche a prenderla tutta. È ancora più grande di quella di sopra, bellissima. Vabbè, lì c'è camera di mia che non vi farò vedere. E lì c'è camera di mia sorella che non vi farò vedere. Allora, Spillone. Spillone, vieni qua. Vieni qua, Spillone, vieni qua. Ormai dovete sapere che sono come Dottor Dolittle. Potete chiamarmi Barbuto Dolittle, perché parlo con Pepito, parlo con Spillo. Io ormai parlo con gli animali. Oh no, oh no, Spillone. Spillone. Sono dimenticato le luci accese. Ci sono, che sono qua. Prima di tornarsi mi faccio un altro bel caffè, perché lo sapete che io e il caffè siamo best friends. Ci saranno ancora un po' di modifiche da fare alla casa. Non so se, cioè non penso proprio di fare in tempo a vederle, perché appunto tra uno o due settimane me ne vado. Torno a casa mia a Milano. Magari una prossima volta quando tornerò vi farò una piccola clip dove vi farò vedere come sarà tutta bella, fatta bene, ultimata. Perché adesso, come vi ho detto, sono appena traslocati. Ci sono stati un po' di ritardi data la situazione un po' del corona. Adesso che sta tornando un po' tutta la normalità, la finiranno del tutto. Il caffè quasi pronto. Vi dirò, ragazzi, che questo colore di capelli, metà bianco e metà... Oddio. Questo colore di capelli, stavo dicendo, metà bianco e metà rosa, in realtà non mi dispiace per niente, Vi dirò. Mi piace. Allora, oddio. Sono un po' incasinato perché con una mano sto tenendo la fotocamera e con l'altra mano sto tenendo la luce. Perché oggi diluvia e c'è un cielo nerissimo, infatti mi dispiace un po' perché il panorama quando c'è il sole è molto molto più bello, delle montagne eccetera che si vede dal mio balcone. Non so se l'avete notato, ma io ho un rapporto morboso ormai con le mansarde, perché quando vivevo con i miei nella vecchia casa, se vi ricordate chi c'era già, comunque vabbè, quando tornavo facevo qualche video lì, quindi non sono neanche tantissimo vecchi, la mia camera era in mansarda. Qua a casa nuova, quando vengo qua, la mia cameretta è la mansarda, e dove vivo a Milano è una mansarda, cioè una mansarda gigante, però è una mansarda, quindi c'è questo rapporto. Non mi dispiacciono comunque. E nulla, comunque questa era un po' la casetta nuova di me. C'ho questi capelli, mi stanno facendo girare le scatole, sono sempre davanti a rompermi le palle. E davvero bella, è venuta davvero bella, ancora deve essere finita, quindi verrà una favola. Sono proprio contento per i miei. Che dire, sono davvero contento perché questo video è molto molto bello. E questa quarantena secondo me ci ha, come dire, migliorati un po' tutti, credo. Cioè almeno da parte mia è così, nel senso che ho iniziato a apprezzare molto di più le robe che prima pensavo fossero
fossero scontate, quindi come vedere i miei, come vedere la mia famiglia, perché prima li vedevo una volta al mese, perché comunque abitando a Milano un'oretta e mezza sono qua, invece adesso che c'è stata questa situazione di quarantena eccetera erano 5 mesi che non li vedevo, che l'ultima volta che sono stato qui era fine gennaio. Cambiamo mano perché sennò qua, oh wow, sono riuscito a tenere tutte e due con la stessa mano, incredibile. E nulla, comunque sono contento perché siamo quasi a 500.000 iscritti su YouTube, quindi se sei nuovo iscriviti, commenta con hashtag nuovo iscritto, perché cercherò di darti il benvenuto personalmente con un cuoricino. Sono davvero felice perché sto caricando un sacco di video, 3 a settimana, ogni mercoledì, ogni venerdì, ogni domenica alle 18 siamo qui su YouTube e vedo che vi stanno piacendo tantissimo. E un ringraziamento va anche a Marco, che è il mio editor e mi sta aiutando tantissimo con i video sto periodo, anche questi giorni che comunque ho fatto avanti e indietro, è stato un po' un casino, lui super, è super. Eccomi qui a rapporto pure io, ma ora cediamo la parola a Giuseppe. E nulla, quindi il prossimo video potrebbe essere l'incontro tra Pepito e Spillo, fatemi sapere nei commenti se vi piace come idea. Noi ci vediamo stasera alle 21 in diretta su Twitch, perché ogni sera, ogni giorno alle 21 io sono in diretta lì su Twitch, aspetto solo voi. E trovate tutti i link in descrizione, al primo commento, io vi lascio sempre tutto Instagram, il canale Twitch, mi raccomando seguitemi, e il link per acquistare tutto il merch, tutto quello nuovo e tutto quello vecchio. Adesso ovviamente io, nonostante sia venuto qua, continuo a registrare, continuo a fare le dirette tutti i giorni, come avete visto mi sono portato ogni cosa essenziale per non lasciarvi senza contenuti e senza barbuto sempre piaciuto, e viceversa, senza stare senza chi mi guarda. Noi ci becchiamo domenica, perché appunto ogni mercoledì, ogni venerdì, ogni domenica alle 18 esce un nuovo video. Ciao belli!